No, è arrivato. Io voglio vedere come cavolo è. Quel bastardo di Fede di Forna non mi ha mandato manco uno spoiler. Ok. Ragazzi, sono gasatissimo per questo unboxing del casco. Io adesso tolgo la carta tenendo gli occhi chiusi, non sbircio. Uno, due, tre. No, troppo. Quanto è figo. Ma che cazzo. Siamo a Wizard, ragazzi, e stiamo andando a girare finalmente in park, ma c'è una piccola novità. Turnaround. Qua dentro c'è l'epocale casco nuovo che Fede di Forn mi ha disegnato apposta per il Joyride. Nessuno di loro l'ha ancora visto e gli ho detto solo che è il casco più bello che abbia mai visto. Fa invidia anche i caschi della Red Bull, ragazzi. Casco appoggiato lì, fermi. Uno, due, tre. Wow. Ragazzi, questa bellezza è veramente un'opera d'arte. Bisogna ringraziare soltanto Fede di Forn, che veramente io gli ho solo dato indicazioni sul colore perché lo volevo cromato e poi volevo chiaramente il viola per riprendere il mio logo, ma tutto il disegno del casco l'ha pensato lui. Non so se avete anche notato la finezza della mentoniera e tutta la parte bassa del casco che riprende i pinetti dei guanti bianchi che appunto abbiamo fatto uscire in occasione del Joyride, che tra l'altro, se non avete ancora i miei guantini, vi lascio in descrizione il link sempre, ragazzi. Comunque non perdiamo tempo, ragazzi, perché siamo a Whistler e siamo una sola settimana a Whistler. Vogliamo girare nel park, quindi adesso, ragazzi, vediamo di testare il casco. No, testare no. Il casco no. Seconda seggio via. Chiedo scusa se non uso internet. Ok, ragazzi, partiamo da una blu. E già una blu di Whistler, ragazzi, equivale a una nera. La crio compatta. Cioè, ragazzi, sti panettoni qua, da noi non esistono. Urco, zio, neanche sulle rosse. Ma vola giù tutta, no? Fermiamoci a fare un giro. Cos'è? Vieni, ecco qua. Ragazzi, dovete sapere che a Whistler ci sono questi giochi che sono fatti per gli adulti poco cresciuti. No, ma poi a secco, bro. E leggere attentamente le istruzioni d'uso. Vai. A secco. Arrivo. Vai, sto. Oh, cavolo. Oh, c'è. Ma quanto secco, bro. Scusatemi se ve lo ricordo ogni tanto. Oh shit! E io vado sul ghiaccio! Lo step up! Certo. Bruciato? Ah, e non usi i guanti di Toto, tra l'altro. Link in descrizione. Giù in discesa! Taglia tutto! Da uno come te che non è mai stato a Whistler, commentino sulle prime piste che hai fatto a Whistler. Non mi vengono le parole. La giornata di oggi la filmeremo, ragazzi, con la Insta360 One RS, la telecamera modulare di Insta360 con modulo 4K, e in tasca mi sono portato direttamente anche il modulo 360, così quando voglio di switchare un po' ripresa posso farlo comodamente senza sbatte. Volete un'altra roba? Sconti? No, sconti? Guardate il sito. No, la Go2 non c'entra niente in questo video. Ah, Ivo culo. Albi è qui, è lei, palla. Oh Albi, lo voglio gigante, hai frenato un botto adesso. Life short.
Stunt it. Buon livello da bravo skate parkour. Adesso su questa I qua provo a fare 2,70. Oh, nice, nice. No, era bello, eh. Quindi ti stai pisciando sul pantalone da qua. Ah, che schifo, una goccia di piscio sulla mano mi è arrivata. È arrivato un goccino sul pollice. Aspetta che annuso. Ma no, sta di buono. Ah, questa passerella è bella, Roby. Albi, qua la linea così, fidati di me. Bravo, è buono. Oh, la madonna! Ricordi, Ivo, cos'è questo? Scusate, lo fammismo porco. Unica merda nelle mutande. La raga, questo è il ripidone famoso di Whistler Baby. Qua piano e quindi mollare sempre. I want to see the big gap, Albin. Ma che pump traco? Eccoci. Pump, bello secco. Siamo tutti in testo. Siamo tutti in testo. Hai sbagliato tutte le linee! Sbagliato, Tirolenia! Albi, questa qui nera potrebbe essere facilissima, cioè molto divertente, tecnica, ma facile. O a piedi. O incazzata a piedi. Lo scopriremo subito. Ok, ho capito qual è adesso, Albi. Guarda, è proprio quella che devi scendere a piedi. Oh, non bloccare così. Su. Albi, qua è bello! Two seconds later. Thank you, appreciate it. Sei tranquillo, Albi? No, fa male il brutto. Spiegami come, cosa hai preso. Sono arrivato molto veloce. Sì? Ho preso una roccia con l'anteriore. Sì? Ti sei capotato secco in avanti? E sul cazzo di roccia di merda adesso. Vuol dire che hai preso queste qua dietro? Cioè, qua ti sei capottato e per finir lì. Are you able to get up on your feet and just we'll move you over to this log here? No. Let's move you over here just to this log, okay? Bravo. Piano piano, tira sulla testa. Tira sulla testa e respira, Albi. Can you lift your arm up like this? No, I couldn't. How about your neck? Can you lift your neck up? Does that hurt anything? Yeah. Can you move your neck left and right? Yeah, but then maybe. Albi, hai messo giù la spalla o la testa? La spalla. Ah, okay. No, he said that he crashed on the shoulder, not on the head. Niente, questa baby. Speriamo mannaggia. Sia l'acromio separato. Spera che sia l'acromio separato. Sta buono. Stai, respira adesso. Goditi il viaggio in discesa. Coreto si è alzato sulle sue gambe. Sta andando. Che lo vengono a prendere con la TV. In Canada vi vengono a prendere con la TV se vi fate male. You gotta give him horns now. Free ride. Ciao Albi. Anche il giro gratis in ATV, figa. Ogni buco è dolore qua. Niente raga, adesso stiamo andando in ospedale a vedere che cazzo si è fatto sto alboreto che sempre. Ogni volta che lo portiamo in giro quello. In tutte le degenze di tutti gli ospedali del mondo. Adesso aspettiamo la lastra e vediamo che cosa c'è al nostro alboreto. Morto. È tornato. Allora, ho lussato la cromion claveare. Non ci crede nessuno. Qua? Vabbè, no, lascia, che ti fai male. Senti, ci sono dei legamenti che non so cosa sono. Tra il cavico e la spalla sono separate adesso. Legamento caput. E quindi quella che vedete qua è un appendino bellissimo per la cavicola. Gli hanno detto però non dovrebbe servire operazione. Ripporeto. Se non è una clinica all'estero non la guardo nemmeno. Oh shit. Sei stronzo nella vita proprio a far quella roba lì. Comunque da sopra non sembra, ma è nazi, eh. Woohoo! Ragazzi, se sentite un bell'audio è solo grazie al nuovo microfono di Insta Telefanta, eh. L'hanno migliorato. Entra in A-line, ragazzi. La più classica di Insta.
Ricordatevi che se mettete in FBV mode sembra che andate più veloci. Figata appunto di essere con la Insta360 One RS e che ti metti in tasca il modulino 360 e adesso si apre il chesettino, ti tira fuori e montate il vostro modulo 360. Tac. Passa direttamente sui salti più grossi di Whistla Baby, la Crabapple Ball. Sì. Siamo entrati dentro la Giulvano, una pista veramente tecnicissima, piena di salti. Devi conoscerla, perché se non la conosci non arrivi in fondo. No, guarda. No, no, ho sbagliato tutto, Dani. Vedi, lui fa quella linea lì. Questa qua come si chiama? Tatiana! Tatiana! Che cosa? Oh my god, ma che cazzo! Che si incastra qua sotto di me. Raga, stiamo tornando nel luogo del misfatto. Sento puzza di arboreto. Allora, che cazzo di linea ha fatto per cadere? Cioè, qua è morto qui l'alboreto, ragazzi. Secondo me, posso dirla mia, lui da lì è andato dentro sto buco, si è piantata la gomma qui. È l'unica. Oh, no, oh, no, oh, l'alboreto. No, era l'alboreto. Ragazzi, ci vuole un ricordo qua. 10, 8, 22. In ricordo dell'alboreto. Alboreto si è sacrificato per la patria, ragazzi. Quindi mettete un bel likeino per Alboreto. Ragazzi, ci vediamo quando l'alboreto si rimetterà in sesto. Bella. Cioè mai. Mai. Quindi sì, perché buongiorno.